La cacciata di Morgan da X Factor fa notizia. Il cantante, tornato al tale show dopo molti anni di assenza, ha visto interrompersi la corsa a due puntate dalla fine. La decisione della produzione di X Factor è arrivata la mattina del 21 novembre e a poche ore di distanza Morgan ha deciso di tenere una conferenza stampa su WhatsApp, nel corso della quale ha risposto alle domande della stampa spiegando come siano andate le cose. In particolare Castoldi ha raccontato quello che sarebbe accaduto alla fine dell'ultima puntata di X Factor, andata in onda il 14 novembre, quando Fedez lo avrebbe aggredito verbalmente. Il tutto sarebbe accaduto dopo le parole rivolte da Morgan a Fedez relative alla sua salute mentale. Dopo l'ultimo live ho chiesto scusa a Fedez via messaggio, nonostante lui sia stato molto violento nei miei confronti, dicendo cose terribili davanti alle telecamere dopo la puntata. Ero nel camerino, ha bestemmiato contro di me davanti a mia figlia di 3 anni che mi chiedeva: papà, perché ce l'ha con te? Gridava e bestemmiava e diceva: o lui o io, dovete cacciarlo. Morgan si era prontamente scusato per le parole pronunciate in diretta: sei troppo depresso per farmi da psicologo. In un lungo video pubblicato nella notte proprio durante la conferenza stampa ha precisato: ho sempre pensato Fedez fosse un ragazzo intelligente, con un buon vocabolario con cui si riuscisse ad avere a che fare sinceramente. Ultimamente ha avuto anche questa malattia di cui mi è dispiaciuto molto, sono stato molto vicino a lui per quanto possibile, consolandolo con parole e musica, provando a dargli forza per rimettersi. Sinceramente l'essere umano a me interessa sempre più di ogni altra cosa, perché la vita è importante e vedere un ragazzo di 33 anni che lotta per la vita, ogni cosa ha meno importanza. Fedez non è un mio nemico, lui ha fatto la scenata, una scenata pazzesca, incredibile, ma chi se ne frega, il problema non è quello. Quindi poi, sul licenziamento, non so chi abbia voluto la mia testa, so che ho sentito parecchia inimicizia lì dentro, che non ho sentito rispetto nei miei confronti, che mi si voleva male, che mi si volesse sfavorire sotto ogni punto di vista, dato che quando prendo la parola normalmente riesco a far valere le mie ragioni, si provava a farmi parlare il meno possibile.